Piero Sardo, responsabile della Fondazione Slow Food per la biodiversità. La resistenza casearia è una delle ultime battaglie che sta portando avanti la Fondazione. Quali sono gli obiettivi prefissi? Beh, la questione è nata da constatare che nonostante numeri statistici che ci parlano di incremento di consumi, di maggiore attenzione per i prodotti DOP e biologici, noi ci rendiamo conto invece che la situazione dei piccoli produttori artigiani, dei prodotti storici, non è per nulla migliorata. C'è un insieme di cose che non stanno funzionando per il verso giusto, non ultimo l'atteggiamento della Comunità Europea, che continua a varare leggi che consentono l'adulterazione del latte, dico io molto semplicemente, cioè l'aggiunta di caseine, l'uso di latte in polvere, eccetera, eccetera. E tutto questo mette pesantemente in crisi gli allevatori. Ma se vanno in crisi gli allevatori, vanno in crisi anche i produttori storici di formaggio, perché gli industriali importano latte dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Russia, da dove vogliono. L'artigiano vive con il suo latte, con i suoi animali. Se va in crisi questo rapporto, vanno in crisi i formaggi. Invece per quanto riguarda i giovani pastori? Ma qui, certo che è un mestiere che sarebbe difficile augurare a qualcuno, perché cioè, bisogna anche essere realisti, è un mestiere veramente difficile, cioè nel senso di vivere con gli animali su in situazioni disagiate per 3-4 mesi, dove non hai nessun tipo di conforto o di vita moderna, cioè, io sono sempre molto timoroso di dire vai, prendi questa strada, però sto notando che in questa fase ci sono molti giovani che ricominciano, che vanno, lo fanno per una scelta etica, lo fanno per un rifiuto della modernità e della follia del nostro tempo, lo fanno per l'amore degli animali e lo fanno per passione, cioè, e questo va constatato, c'è una ripresa. Oddio, quanto poi durerà, quanto sarà grande, quanto importante, questo lo vedremo, ma va segnalata.